Eccomi qua con un nuovo video. Nel video di oggi andiamo a trattare l'episodio 2, qua tre colori della, per la comunicazione visiva. Visto che il video precedente vi è piaciuto, ho voluto fare questo continuo di video. Se non mi segui, seguimi, attiva la campanellina per rimanere sempre aggiornato su nuovi video. Sarà un video molto semplice e andremo a parlare di tre colori. Il primo colore è il grigio, come potete vedere qui dalla mia felpa. Il grigio è il colore della neutralità, può accostare facilmente ad altri colori, ad esempio vicino al nero può simboleggiare eleganza, può dare quell'impatto comunque di riuscire ad accostarli meglio ad altri colori. Indica la serietà e la prudenza, quindi se fate un logo dove inserite il grigio potete comunicare questo. Ovviamente dipende sempre dal tipo di logo che state facendo, dove volete accostare in modo semplice i colori, e quindi con il grigio ci riuscite benissimo perché, essendo un colore neutro, riesce a dare quel giusto tocco di eleganza vicino a qualsiasi colore. Ad esempio, se lo volete mettere vicino a un verde, comunque può essere accostato bene, quindi è un colore che si accosta bene vicino ad altri colori. Il secondo colore è il rosa, vedete sempre come vedete la mia felpa, ho voluto utilizzare questi colori proprio perché volevo parlarvi di questi colori. È il rosa. Il rosa è il colore della femminilità, quindi è il colore che richiama l'essere donna, quindi potrebbe essere utilizzato per loghi o per immagini che riguardano l'estetica, oppure un parrucchiere donna. È un colore che simboleggia femminilità, può essere anche simboleggiato come delicatezza, oppure se notate spesso viene utilizzato anche nel simboleggiare qualche nascita di bambina, e quindi è associato anche all'infanzia femminile, proprio perché è un colore delicato. Il terzo colore che ho visto giusto vicino a questi due di cui parlo è il nero. Il nero è, essendo un colore abbastanza forte, quindi un colore diciamo deciso, è proprio il colore del potere, quindi del massimo valore, e simboleggia valore, potere e eleganza. Ovviamente dipende sempre con quali colori va inserito, però il tocco del nero, se andiamo a utilizzare dei colori delicati, rende tutto quanto abbastanza deciso, dando quindi forte impatto e forte valore a quello che vogliamo comunicare. Ad esempio, se andiamo a utilizzare colori come un rosa e un grigio, come abbiamo parlato nei colori precedenti, aggiungere una scritta nera rende quello che stiamo facendo più forte, quindi più di valore. Utilizzando ovviamente colori tenui, il nero rende il tutto più forte. Questi sono altri tre colori della comunicazione visiva, spero che vi sono stati utili, e per qualsiasi cosa scrivetemi nei commenti se ci sono dei colori che volete sapere e io vi farò un altro video. E quale tra questi tre colori vi è più vostro, me lo potete lasciare nei commenti. Ricordo che ho un gruppo Facebook, se volete partecipare a questo gruppo Facebook che si chiama Imparando con Grafica e Arte, qui voi potete entrare ma partecipando, è un gruppo quindi di partecipazione dove io cerco di darvi le informazioni che conosco, però allo stesso tempo ho bisogno di interazione, quindi persone che entrano nel gruppo per imparare, proprio come si chiama il mio gruppo. Se anche tu vuoi imparare e ti vuoi mettere in gioco chiedendomi anche dei consigli, il gruppo è gratuito, ma l'importante è la tua interazione. Ora con questo il video è finito, spero che vi sono stata di aiuto, e per qualsiasi cosa vi aspetto. Vi lascio e ci vediamo al prossimo video. Grazie e ciao a tutti.